Ciao, buonasera, buonasera, buon divertimento e ovviamente grazie, grazie mille a tutti quelli che mi hanno nominato, a quelli che mi hanno votato, grazie. Vedete, a me il fatto di aver vinto questo premio fa piacere, vabbè, non soltanto ovviamente perché aiuta la mia autostima, questo è ovvio, ma anche perché mi conferma, in quello che io penso da molto tempo, e cioè che in questo paese esiste un'opinione pubblica, o almeno una fetta di opinione pubblica, che ogni tanto salta fuori e che evidentemente non ha una sua rappresentanza politica, ma che magari la vorrebbe tanto, no? Finché c'era Berlusconi, mi dicevano che il mio era un blog anti-berlusconiano e quindi vincevo per quello, era facile. Quest'anno Berlusconi non c'è più, da 10 mesi, e io sul blog ho provato a dare voce a un pezzo d'Italia che non ci sta lo stesso, e nel titolo del post che questa sera viene premiato c'è quella parola, sinistra, che è stata quasi distrutta dal peggior centrosinistra d'Europa e che per questo a molte persone, specialmente a quelle più giovani, suona strana, suona vuota, suona inutile. Invece rappresenta dei valori di umanità straordinari, dei valori di diritti civili e di diritti sociali che vanno insieme, che non sono mai disgiunti, che sono quei valori di cui ho cercato di parlare nel post. Valori che per fortuna trascendono quelli che dicono di rappresentarli, che in realtà li hanno dimenticati o peggio che li hanno usati per giochi di potere e di corridoio. Ecco, anche questo piccolo segnale, per quanto piccolo appunto, ci dice che questo pezzo d'Italia esiste e ovviamente esiste molto al di là, non solo del mio piccolo blog, ma esiste anche al di là della rete, secondo me. Quello che vorrei in qualche modo stasera è che questo pezzo d'Italia venisse fuori nei prossimi mesi e che nei prossimi mesi trovasse voce e magari anche una degna rappresentanza politica, come è successo in qualche modo in alcune città nella primavera scorsa, da Milano a Napoli a Cagliari, ma come sembra difficilissimo che possa succedere, come vedete, a livello nazionale. Va bene, niente, con questa pippa ho chiuso, grazie ancora, divertitevi, ovviamente offro una birra a chi mi porta la mitica statuetta a Roma, io abito in zona San Giovanni, l'appuntamento per chi me la porta è al chiosco di via Carlo Felice, che è il chiosco dei ricettatori della mia zona. Grazie e buona serata ancora.